Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, duro colpo alla malavita locale nel Teramano all'alba di questa mattina. I carabinieri hanno effettuato un blitz nei quartieri dell'Annunziata e della Rocca a Giulianova, sgominando un traffico enorme di sostanze stupefacenti. L'operazione ha permesso di sequestrare 7 kg di eroina, 1 kg di cocaina e di arrestare 10 persone di nazionalità albanese e di etnia rom. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. I quartieri Annunziata e la Rocca di Giulianova hanno vissuto certamente un brusco risveglio. È iniziata all'alba, esattamente alle 5.30 del mattino, l'operazione Forte Apache, che ha visto impegnati 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo, insieme a quelli di Roma, Ascoli Piceno e Fermo. 10 le persone arrestate, solo uno irreperibile, tutte indagate a vario titolo per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Forte Apache, dal 2016 a oggi, ha portato alla scoperta di oltre 7 kg di eroina e 1 di cocaina, permettendo di ricostruire i rapporti intercorsi tra le famiglie rom di Giulianova e i fornitori albanesi residenti nelle vicine Marche. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Un duro colpo alla malavita. Guardi, è una indagine effettuata con il coordinamento della Procura ottimamente dai carabinieri di Giulianova, la compagnia di Giulianova, attraverso un'indagine durata circa un anno, che ha sgominato un grosso gruppo capeggiato da rom e albanesi, che importavano rilevanti quantitativi di eroina e cocaina che venivano distribuiti su tutto il versante teramano con rilevanti proventi. Basta dire che solo una volta sono stati sequestrati 40.000 euro e altre rilevanti somme successivamente, e una volta circa 10 kg di eroina e un'altra volta circa 4 kg di cocaina. Mostrava un tenore di vita elevatissimo: banchetti, acquisti di appartamenti, attività delinquenziali, nonostante alcuni di loro fossero pregiudicati, addirittura taluno, qualcuno anche agli arresti domiciliari, che dimostra un livello di pericolosità sociale elevato. Come hanno reagito questa mattina? Normalmente, come sempre, nessuna reazione, hanno accettato quello che è stato il provvedimento, non c'è stata nessuna azione di protesta, nessuna azione di resistenza all'arresto, è stato molto molto garbati nell'esecuzione, ma non si aspettavano nulla. Non dimentichiamoci, c'è stato il lutto che hanno subito questa settimana, quindi a maggior ragione erano forse anche un pochettino provati da questa vicenda che era successa il venerdì. Andiamo avanti, ancora cronaca, è sempre nel Teramano. L'allarme all'ufficio postale di Colleranesco è scattato alle 3.30 quando la pattuglia dei carabinieri del nucleo radioemobile di Giulianova è arrivata ed ha trovato una scena surreale con un carro attrezzi poi risultato rubato in un'officina di Roseto, che nella fuga trascinava sull'asfalto con tanto di scintille l'intera cassaforte bancomat col denaro al suo interno. Il postamat era stato letteralmente sradicato dalla dell'ufficio postale, che è stato praticamente sventrato con ingenti danni strutturali dopo che i malviventi l'avevano agganciato col cavo in acciaio del verricello del carro attrezzi. Dopo un breve inseguimento con la cassaforte al traino, i due malviventi hanno abbandonato tutto dandosi alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Il postamat con il denaro al suo interno e il carro attrezzi saranno restituiti presto ai rispettivi proprietari dopo gli accertamenti tecnici. Ancora cronaca, un personaggio di altissimo spessore, di elevatissima pericolosità, che era pronto ad agire, così il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Rao ha descritto Issam Shalabi, il 22enne egiziano arrestato questa notte a Milano a conclusione di un'indagine avviata in Abruzzo e condotta dalla DDA dell'Aquila. Sentiamo insieme il servizio. L'indagine che ha portato all'arresto di un ragazzo egiziano di 22 anni per contatti con l'ISIS è partita dall'Aquila. L'accusa ipotizzata è associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione apologia del terrorismo.
L'uomo è stato preso a Milano, intercettato mentre diceva «sono pronto a combattere». Un lupo solitario organico dell'ISIS, così è stato definito, arrestato in un blitz antiterrorismo della polizia a Milano. In manette ci ha finito un egiziano di 22 anni, bloccato in piena notte dagli uomini del Nox. Molto importante il ruolo della città dell'Aquila, perché tutto è partito da lì. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso infatti dal GIP dell'Aquila, la città, appunto, il capoluogo di regione da dove è partita l'indagine. Oltre al blitz a Milano sono scattate contemporaneamente diverse perquisizioni in Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Le indagini, dirette dalla DDA dell'Aquila con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Terrorismo, sono state condotte dalle Digos delle città abruzzese, oltre a quelle di Teramo, Piacenza e Milano, parallelamente ai compartimenti della Polizia Postale di Abruzzo ed Emilia-Romagna. A coordinare i diversi uffici sono stati l'Ufficio per il contrasto al terrorismo esterno dell'antiterrorismo e il servizio della polizia postale. È emerso che lo Shalabi lavorava presso il McDonald's di Colonnella in provincia di Teramo, come ha detto alle pulizie. Il soggetto è stato in quel luogo fino a giugno, dopodiché si è spostato in provincia di Cuneo, là dove ha continuato a fare esattamente lo stesso lavoro. A un certo punto, per problemi legati alla sua irregolarità sul territorio nazionale, si è spostato di nuovo a Milano, cambiando lavoro. Sono pronto a combattere e a fare la guerra, è quanto hanno sentito dire al 22enne egiziano gli investigatori della polizia, che da tempo lo tenevano sotto controllo grazie alle intercettazioni telefoniche. Gli approfondimenti investigativi portati avanti hanno poi consentito di accertare la sua pericolosità. Lui stesso si definiva, con gli altri indagati nel corso di questa indagine, un lupo solitario. Si vanta pure di aver ricevuto un addestramento militare approfondito. Altre due persone con lui sono finite nel registro degli indagati. Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del Ministero dell'Interno, anche se uno dei due al momento risulta irreperibile. I due destinatari del provvedimento sono anche loro egiziani, un 21enne e un 23enne, che secondo gli investigatori avevano dei legami di stretta amicizia con il 22enne egiziano e svolgevano anche loro attività di propaganda per lo Stato Islamico. L'indagine nasce oltre un anno fa e, dicono gli investigatori, conferma anche l'efficacia del livello di prevenzione che c'è nell'Italia. A ricevere la prima informazione è stata infatti l'intelligence. Verso la fine del 2017 gli 007 hanno segnalato che tra i frequentatori di un gruppo WhatsApp formato da militanti islamisti ce n'era uno che aveva un'utenza italiana e tutto è partito da lì. E adesso voltiamo pagina, torniamo ad occuparci della vertenza Ball che ha sospeso la produzione in anticipo nello stabilimento di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti. La chiusura è prevista per Natale, la chiusura complessiva dello stabilimento. Sabato 24 ci sarà un'assemblea pubblica nella sede della provincia di Chieti. Intanto il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, invoca l'aiuto della Coca-Cola, che è il principale cliente della Ball, che produce lattine in alluminio, per sventare i 70 licenziamenti previsti. Vediamo insieme il servizio di Ludovica Pelliccioni. Un'assemblea pubblica sulla vertenza che riguarda i lavoratori della Ball Corporation di San Martino della Marrucina è stata convocata per il prossimo 24 novembre a Chieti dal presidente della provincia Mario Pupillo, dopo che l'azienda ieri ha comunicato lo stop della produzione e nelle scorse settimane ha avviato la procedura di licenziamento per tutti i 70 lavoratori dello stabilimento abruzzese. Sulla vicenda si pronuncia il presidente vicario della regione Giovanni Lolli, che ritiene inaccettabile l'intenzione dei vertici dell'azienda di chiudere i battenti, rifiutandosi di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Hanno rifiutato, continuano a rifiutare, di utilizzare gli strumenti di ammortizzatore sociale. Ce n'è uno che è nuovo, che sembra fatto apposta per le aziende, per consentire la reindustrializzazione, quindi un anno di cassa, non lo stanno facendo. Hanno dato già vita alla procedura di licenziamento, che dura 45 giorni e scade. Io non so se l'hanno fatta apposta, ma se non se ne sono accorti è quasi peggio che se l'hanno fatta apposta. La data scade il 25 di dicembre, quindi il giorno di Natale questi lavoratori staranno
in mezzo a una strada. Ieri, anzi, scusate, è stata chiusa l'attività produttiva in questo stabilimento, nonostante il tavolo ministeriale si fossero impegnati nei 7 giorni che ancora non sono scaduti a provare a fare qualche proposta alternativa. Io voglio chiamare qui la stampa nazionale, voglio chiamare la stampa nazionale quella più scandalistica, la Striscia la Notizia, perché non si è mai vista una cosa di questo genere, che tu chiudi un'azienda produttiva e la chiudi il giorno di Natale rifiutandoti di fare qualunque proposta ragionevole, alternativa non gli abbiamo fatto, compreso quello minimo che ha fatto Honeywell, cioè di mettere a disposizione lo stabilimento perché noi ci possiamo fare carico di trovare una reindustrializzazione, neanche questo. Adesso la politica. Con le elezioni regionali sono stati ufficializzati questa mattina i nomi dei 7 candidati della Lega in provincia di Pescara per l'elezione, appunto, per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Tra i candidati l'ex consigliera regionale Nicoletta Verì e il vice sindaco di Montesilvano De Martinis. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sono 7 i candidati della Lega in provincia di Pescara per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Questa mattina sono stati svelati i nomi dal commissario provinciale del Movimento di Salvini, Gianfranco Giuliante, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della provincia di Pescara. I nomi sono quelli di Nicoletta Verì, ex consigliere regionale, Angelita Palumbo, consigliere comunale di Montesilvano, Carla Ricci, imprenditrice nel campo del commercio, Lino Galante, presidente regionale dell'Associazione Liberi Agricoltori, Vincenzo D'Incecco, consigliere comunale di Pescara, Luca De Renzis, imprenditore, Ottavio De Martinis, vice sindaco di Montesilvano. Giuliante, fino a quando sarete disposti ad aspettare per conoscere il nome del candidato unico del centrodestra, se sarà tale per le regionali? Intanto bisogna dire che alcuni partiti, secondo me, stanno completamente sbagliando l'impostazione. Il perimetro di quelle che sono le possibili candidature del centrodestra nell'ambito della coalizione in senso stretto è già stato definito con accordi romani, che hanno previsto che nel caso specifico sia Fratelli d'Italia ad indicare il nome. Per quello che riguarda il perimetro invece dei candidati possibili che debbono e possono essere oggetto di discussione sul territorio, mi sembra che bisogna prendere atto che c'è un comparto, quello civico, che è entrato in campo in maniera prepotente, con manifestazioni, con programmi, con prese di posizioni che non possono essere trascurate. In questo momento l'unità del centrodestra è un obiettivo essenziale, perché senza unità si rischia evidentemente di non cogliere una vittoria annunciata, ma ritengo che questo debba comportare da parte di tutti dell'umiltà, non ci debbono essere veti preventivi, né bisogna che qualcuno inconsapevolmente faccia un percorso di natura leninista laddove si sono fatti preventivamente dei veti e successivamente, a causa dei veti fatti, l'azione che sono state conseguente hanno comportato la possibilità da parte di alcuni eminenti politici del territorio di poter dire che l'occasione che avevano creata è poi diventata la giustificazione per continuare ad opporre veti. Adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere le iniziative messe in campo per il prossimo 25 di novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne. A Pescara previste 2 rappresentazioni teatrali al Media Museum e al Matta. La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo presenta una serie di appuntamenti che ci saranno in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, uno in particolare Civico 48 che si terrà domenica al Media Museum. Presidente, al di là di questo è importante sottolineare che quest'anno fate rete come Pari Opportunità assieme a tante associazioni. Benissimo, lei ha colto proprio nel segno. Per fortuna sono tante le associazioni che in questa giornata si muovono, e per fortuna non solo in questa giornata, perché la giornata contro la violenza delle donne è il 25 di novembre, come dicevamo, però deve essere attenzionata tutti i giorni dell'anno.
quindi diciamo che le attività si svolgono a 365 gradi. Però quello che è importante oggi sottolineare è che finalmente siamo riusciti a mettere in rete le istituzioni, la società civile rappresentata dai club service della città e i centri servizio. Quindi il centro Ananche anch'esso parteciperà a questa iniziativa nostra e noi a nostra volta parteciperemo a un'iniziativa che verrà fatta al museo, al Matta la stessa sera. Quindi al museo, al Media Museum che ci è stato concesso gratuitamente dalla Fondazione Tibboni, che ringraziamo, si svolgerà questo bellissimo incontro che non voglio chiamare rappresentazione teatrale ma messaggio culturale, perché è proprio su questo che puntiamo, in quanto affronterà le problematiche femminili a tutto tondo e quindi far capire che la violenza sulle donne non deriva da un atto isolato ma proprio da un approccio diverso culturale che va affrontato nei confronti proprio delle donne. E quindi questa rappresentazione sarà veramente a tutto tondo e sarà una comunicazione per tanti associazioni, tanti club che a loro volta faranno da cassa di risonanza per mandare questo messaggio importante. Ancora problemi di dissesto a Lago Dragoni lungo la costa dei Trabocchi, dove si sta realizzando la Via Verde. Il sindaco di Torino Di Sangro interviene e dice: sono disperato. Vediamo. Al via la procedura per acquisire al prezzo simbolico di 70 centesimi 2 km su 40 di ex reliquato ferroviario che mancano all'appello. Nell'ampio progetto della pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi, l'acquisizione è prevista entro breve. La provincia di Chieti infatti non ha ancora acquistato dalle Ferrovie dello Stato il tratto che va da Borgata Marina a località Fosso del Diavolo nel comune di Torino Di Sangro, quello più a rischio idrogeologico minacciato dall'erosione, con l'ex tracciato in più parti ormai inesistente, crollato in mare, mura ciclopiche a difesa della costa comprese. Ebbene, il primo cittadino Nino Di Fonso non ci sta a vedere un'opera strategica in cantiere monca che rischia di bypassare un territorio che ha urgente bisogno di protezione dai marosi. La modesta scogliera a difesa della statale ha riguardato un piccolo tratto di costa e dei 2 milioni promessi dalla regione per la realizzazione di due pannelli lunghi 70 metri, un milione è sparito, impegnato chissà in quale altra voce di spesa. Occorrono insomma progetti articolati e soldi per 2 chilometri di costa che rappresentano la patata bollente della Via Verde e che sinora nessuno nei piani alti ha affrontato con soluzioni rapide e concrete. E il mare avanza. Sono veramente disperato e non accetto più che questo territorio venga con la burocrazia fermato, perché noi abbiamo un problema non solo di sesso idrogeologico, ma bensì abbiamo rischio anche la statale 16, ma bensì tutti i politici dal 2003 hanno detto che si può fare questa Via Verde. Io da sindaco non voglio assolutamente che questa Via Verde si fermi. Come verrà difesa l'altra parte della costa, a parte i due pannelli qui che difendono la statale, e l'altro tratto che è di oltre 1 chilometro? Allora, con la provincia, con l'ingegnere Rossino, tutti i delegati, Faraone, con le ditte, c'è un ribasso d'asta di tutte le imprese, cercherò di farle investire tutto su questo territorio, quelle milioni di euro. Come farlo quello definitivo ad oggi? Io personalmente, quando mi hanno prospettato che la vecchia amministrazione voleva che facesse un ponte, io ho detto il ponte non è possibile, perché cadono. Allora vogliamo una cosa stabile. Io gli ho dato degli input, ma cosa faranno gli architetti della provincia e quant'altro, staremo aspettando. Prima di passare allo sport, altre due notizie, partendo da Alba Adriatica, dove domani torna l'appuntamento con il personale specializzato della Questura di Teramo a bordo del camper antiviolenza. Gli operatori saranno a disposizione dalle 9.30 fino alle 13 assieme a rappresentanti di associazioni varie che operano sul territorio della provincia di Teramo e dell'assessorato comunale che è impegnato in questo settore. Il progetto Camper contro la violenza di genere dal luglio del 2016 ha consentito di contattare oltre 20.000 persone in tutta Italia, in maggioranza donne, diffondendo informazioni sugli strumenti
di tutela intervenendo in situazioni di violenza e stalking che diversamente sarebbero rimaste nel silenzio. Domani, spiega la questura teramana, ci sarà un'ulteriore occasione di vicinanza alle donne che così, senza doversi recare negli uffici di polizia, potranno chiedere chiarimenti e segnalare eventuali problematiche. E poi un laboratorio oleario nell'Aquilano e un deposito di alimenti nel Chietino sono stati chiusi dai carabinieri del NAS all'esito di alcuni controlli. Le ispezioni che hanno riguardato il settore oleario sono state eseguite in 3 aziende della provincia di Chieti, 2 dell'Aquilano ed 1 del Teramano. Elevate complessivamente 16 sanzioni, in particolare in un frantoio in provincia dell'Aquila sono state riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie, il mancato aggiornamento dei registri dell'olio e la mancata attuazione delle procedure di rintracciabilità, l'attivazione di un laboratorio di confezionamento olio in assenza della prescritta comunicazione all'autorità competente ai fini della registrazione. Le cisterne inoltre sono state trovate prive dello stoccaggio dell'olio sfuso. Il proprietario è stato segnalato all'autorità amministrativa e l'attività di confezionamento e lavorazione è stata sospesa. Ed ora, come detto, la pagina sportiva. Iniziamo dalla Serie B e dal Pescara. Cresce l'attesa per il match fra Pescara ed Ascoli domenica prossima. Questa mattina, dopo la riunione del GOS, è stata assegnata una dotazione supplementare di 300 biglietti alla tifoseria ascolana, dopo che quella principale da 1700 tagliandi è stata polverizzata in poche ore. I tifosi della Curva Nord con un volantino invitano i sostenitori biancazzurri ad andare tutti allo stadio. Intanto la partita presenta una lunga lista di ex, anche se alcuni di loro, il pescarese Canutè e l'ascolano Brosco, saranno sicuri assenti. Vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Pescara-Ascoli è una sfida molto attesa dalle due tifoserie, ma anche una partita che presenta tanti incroci di ex. Basti pensare al duello in panchina tra il tecnico del Delfino, Beppi Pillon, e quello del Picchio, Vincenzo Vivarini. Pillon ad Ascoli ha fatto molto bene. Nel biennio 2001-2003 ha centrato una promozione in B con i bianconeri e li ha poi portati ad una salvezza in cadetteria. Ad Ascoli torna nel novembre del 2009, sempre in B, prende il posto di Pane e conquista un'altra difficile salvezza. Vincenzo Vivarini, abruzzese di Ari, è stato dal 2004 nell'organizzazione del Pescara, esperienza culminata con la guida della squadra affiancato da Gigi De Rosa nel 2007, un Pescara in pieno caos societario, finì ultimo e retrocesse in Serie C, ma quell'esperienza fu da apripista per la carriera di allenatore dello stesso Vivarini, che ripartì dalla Serie D. In maglia biancazzurra ci sono poi ex bianconeri, come Cristiano Del Grosso, che ad Ascoli con Marco Giampaolo ha debuttato in Serie A disputando 30 partite nella stagione 2005-2006. E poi Matteo Ciofani, che dopo stagioni in Serie D fu prelevato dall'Ascoli, allora in B. 70 presenze in 3 stagioni, con 3 salvezze consecutive, la prima delle quali con Pillon in panchina. L'ex più fresco è Gaetano Monachello, che lo scorso gennaio è approdato all'Ascoli con 7 gol all'attivo, è stato molto utile alla permanenza in cadetteria del Picchio, giunta tramite i play-out. Sempre a gennaio ad Ascoli è approdato Simone Andrea Ganz, una delle principali delusioni del Pescara di Zeman della scorsa stagione. Acquistato per 2 milioni di euro dalla Juventus, il centravanti figlio d'arte è stato ignorato dal Boemo e le cose non sono migliorate alla corte di Serse Cosmi. 12 presenze, 0 gol e mai impiegato nel momento decisivo della stagione. Solo lo scorso 6 ottobre Ganz ha realizzato il suo unico gol ascolano nella trasferta di Foggia. La sua presenza è in dubbio, visto che in questi giorni si sta allenando a parte. Altri due ex salteranno di certo l'atteso match. Tra i biancazzurri, l'infortunato Frank Canutè, in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione, 14 presenze e un buon rendimento. E tra i bianconeri, Riccardo Brosco, che a Pescara può vantare una promozione in A con la squadra delle meraviglie di Zeman. C'è grande fermento. Ieri i ragazzi della Curva Nord hanno diffuso un volantino con un invito esplicito ai tifosi pescaresi. Tutti allo stadio, una sorta di risposta alla notizia dei 1700 tagliandi polverizzati dai tifosi ascolani in neanche 24 ore. E questa mattina, dopo la riunione del GOS a Pescara, una ulteriore dotazione di 300 biglietti è stata assegnata ai sostenitori del Picchio, cui è stata destinata l'intera Curva Sud, che sarà così gremita da 2000 tifosi.
Intanto il Pescara prosegue la preparazione, oggi con una doppia seduta, domani e dopodomani con sedute singole pomeridiane e sabato mattina la rifinitura. Penultimo e ultimo allenamento a porte chiuse. Adesso la Serie C. In casa Teramo c'è ansia per le condizioni di Nebil Kaidi. Il difensore ieri ha dovuto lasciare l'allenamento a causa di un problema al flessore della gamba sinistra che sarà valutato con ecografia nella giornata di domani. C'è il rischio che debba saltare la gara interna di domenica contro la Giana Erminio, mentre non destano preoccupazione Barbuti e Spighi che ieri sono rimasti a riposo a causa di un affaticamento muscolare accusato nella gara disputata a Verona. A proposito di difensori, il capitano Ivan Speranza fotografa così la situazione dei biancorossi, soprattutto considerando le troppe reti incassate, specialmente nel secondo tempo. Sentiamolo. Stiamo facendo un percorso con il mister perché giustamente appena arrivato abbiamo avuto questa striscia di vittorie. Poi sicuramente c'è stato un adattamento, secondo me, al lavoro suo, sia fisico, soprattutto fisico, perché è tutto un altro tipo di allenamento rispetto al mister precedente, quindi magari abbiamo risentito un po' a livello fisico anche. E poi ci sono state delle partite, anche domenica penso che abbiamo fatto una buona partita sotto un certo punto di vista. Abbiamo avuto sempre il possesso noi, la maggior parte del possesso, però purtroppo abbiamo sicuramente ancora dei limiti. E dispiace perché sono partite che devi portare dei punti a casa, soprattutto dopo aver fatto, secondo me, ripeto, una buona partita. Quello, dobbiamo diventare più bravi nell'arrivare lì negli ultimi 25-30 metri ed essere più pericolosi. Ma non parlo solo degli attaccanti ovviamente, parlo di squadra, quindi dobbiamo migliorare soprattutto in questo e ovviamente, ripeto, stiamo prendendo anche troppi gol, quindi dobbiamo migliorare proprio come squadra in generale. Ti vediamo i dati che stiamo prendendo tante cose sul secondo tempo, come dici tu, ci sono tanti fattori, può essere quello, può essere cala la concentrazione, ma può essere anche a livello fisico che ti fa calare dopo con la stanchezza, cala la concentrazione. E stiamo cercando con il mister e con tutto lo staff di migliorare queste cose, ovviamente, sia l'attenzione che a livello fisico. Come ho detto prima, tutte le gare ormai sono complicate, tutte le squadre sono attrezzate con giocatori importanti e non è facile, ovviamente, come dici tu, quando le squadre soprattutto più in casa vengono a chiudersi, non è facile ovviamente trovare la soluzione giusta per portare a casa i punti, però in un modo o nell'altro noi, ripeto, giochiamo in casa e dobbiamo soprattutto in casa ottenere quello che vogliamo. Lasciamo il calcio, ottima stagione per il motociclista giuliese Matteo Ciprietti. Dopo il successo nella Pirelli Cup, adesso il centauro abruzzese sarà di scena a Valencia con la possibilità di approdare nella Moto2. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Matteo Ciprietti, si chiude una stagione 2018 con qualche soddisfazione, la Pirelli Cup, e con un po' magari di rammarico per l'inizio della stagione che magari ti avrebbe potuto, se fatta meglio, con un po' più di fortuna ti avrebbe potuto portare ancora più in alto. Quest'anno ho vinto il trofeo Pirelli Cup, un campionato molto importante, una vetrina importante per essere un campionato nazionale. E ho vinto 3 gare su 6, quindi diciamo che è stato quasi dominato questo campionato, 2 pole position, siamo andati molto forte, è stata una bella soddisfazione. Infatti vorrei ringraziare tutto il team RRM Racing che sono stati bravissimi, tutta la mia famiglia, gli sponsor e gli amici che mi sostengono. E per quanto riguarda il CIV, il campionato italiano velocità, invece lì abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile, perché se è iniziato prima abbiamo avuto qualche problemino con la moto e non siamo riusciti a partire subito al meglio, diciamo.
quindi la seconda parte di stagione invece è stata molto bella, sono stato sempre nelle posizioni che contano, primi 5, primi 6, quindi lì siamo andati molto forti a fine campionato purtroppo perché ormai era terminato, però è di buon auspicio per il prossimo anno. La stagione motoristica va in archivio, sia quella dei grandi che la vostra, ma non per te perché tra pochi giorni sarai impegnato sul circuito dove si corre l'ultimo Gran Premio di stagione con una moto nuova. La prossima settimana sarò a Valencia, farò una wild card nel campionato mondialito, si chiama il CEV, con la Moto2, con un team spagnolo, quindi vediamo se è venuta questa cosa come, diciamo, come una sorpresa per me, perché non lo sapevamo. Quindi sono molto contento, un'occasione importante dove dobbiamo fare bene, ma soprattutto anche divertirci, così il risultato arriva più facilmente. È un'emozione grandissima perché è come se fosse un mondiale, quindi ci sono tutte le reti televisive, tutti i media, è una cosa mondiale, quindi molto bello e veramente emozionante. Ecco, le prospettive quindi per la stagione 19 di che tipo saranno? Ma visto com'è andata l'ultima parte di campionato, io vedo un 2019 positivo. Adesso ancora non sappiamo cosa faremo, quale campionato, se continuiamo con la Supersport, se passiamo di là. Comunque vada, vediamo sempre di dare il massimo, andare forte. Ecco, ti posso chiedere qual è il modello a cui si ispira Matteo Ciprietti? Ma il modello, diciamo che tutti direbbero Valentino Rossi. Anche io lo dico perché è il più forte di tutti, non si discute. Ed è tutto per questa edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. E se volete trovate i nostri servizi su YouTube e sul sito www.tv6.it. Buona giornata.